Garden Party del Festival Cinematografico Londinese. I fans, come qui si chiamano i fanatici, non si affollano per andare in giostra, ma per carpire autografi, vedere nella realtà gli idoli che adorano sullo schermo. Jean-Pierre Aumont, per esempio, o la regina della recitazione, Bette Davis, Ted Ray col piccolo Andrew, o Errol Flynn. Per chi lo ignorasse, questa è Janet Scott. Una stravaganza inturbante, ed ecco le nostre, Cosetta Greco, Lia Amanda, Gina Lollobrigida, e relativi primi piani. In una sala di Regent Street, il Festival del Cinema Italiano. Dopodiché, al Dorchester Hotel, ricevimento ai nostri attori. Un succedersi di magnati della cinematografia inglese e Sir Alexander Korda. Questo scopritore di volti, questo elegante narratore, sa bene che l'Italia è tornata pioniera del cinema. Meriti che la nostra industria vede riconosciuti, testimone Cervi, ai teatri di Elsey. Per Mario Zampi, regista inglese nato in Italia, è una rimpatriata. Egli accompagna gli ospiti nei teatri dove sta girando una sua commedia, ambientata oltre la cortina di ferro. Qualsiasi riferimento o somiglianza con personalità anche famose, qui non sono puramente casuali.